Mister. Meritava cadere di essere portato qua, però chiusa parentesi, aveva tanto cadere di parlare di questa cosa. Partendo dal presupposto che ha detto ora il direttore di Cader, che se non ho visto male, a parte quando sono stato 2 minuti in bagno, mi pare che non abbia sbagliato un passaggio in tutta la partita, 90 minuti. Forse posso anche sbagliare, ma non credo. Al di là di questo e della prova della squadra, per trovare la pagliuzza nel lago, cos'è che non era andato nel primo tempo, secondo te, mister? Come te lo spieghi questa partenza un po' contratta, come hai detto te prima? C'è stato un po' di nervosismo, forse, che non ci ha aiutato molto, però comunque credo che anche nel primo tempo, anche se non abbiamo trovato il gol e abbiamo fatto non bene come il secondo, abbiamo fatto 3 o 4 azioni veramente belle, una sul fondo con Martinelli, che lì Fedi ci è arrivato di poco in ritardo, lo stesso Cardarelli di testa, l'altro tiro che abbiamo sbagliato. Le azioni secondo me le abbiamo fatte anche nel primo tempo, però non le abbiamo finalizzate. Sicuramente, come dici tu, il secondo tempo è stato giocato molto meglio e oltre alle 2 reti si poteva fare ancora di più. Quindi secondo me è dovuto un po' al nervosismo, anche perché questi ragazzi lavorano molto durante la settimana, lavorano bene, li devo elogiare perché questa è la verità. E quando non gli restano le cose, magari non riescono a fare gol, si nervosiscono un pochino, ma può essere anche normale, sono ragazzi giovani. Devo fare una domanda a Malik. E a questo punto, dal rientro dall'infortunio, sei al 100%, ti manca ancora qualcosina? Parlo dal punto di vista della tenuta fisica e atletica. Allora, dal punto di vista atletico e fisico, ho lavorato per diverse settimane per ritornare il prima possibile al meglio, e in queste ultime settimane c'è stato un miglioramento e mi sono sempre sentito meglio e i risultati poi si vedono in campo, quindi credo di aver lavorato bene e di aver dato il massimo e tutto, e credo di essere pronto per 90 minuti, sto dicendo, se esatto. Credo di poter essere pronto a dare una mano a tutta la squadra, come ho dimostrato oggi. Lo chiedere a Fedi. Dal tuo punto di vista, come ti trovavi, per tua caratteristica, com'è che ti trovi meglio in campo tatticamente? Se da esterno, se ti va bene tutto? Allora, io metto sempre a disposizione della squadra. Un ruolo che preferisco è sicuramente sull'esterno, esterno a sinistra, perché per le mie, diciamo, caratteristiche mi trovo meglio, però il mister fa le scelte, io faccio il massimo in tutti i ruoli in cui mi mette il mister, cerco di dare una mano alla squadra e di essere utile in qualsiasi modo. Meglio il secondo tempo che del primo dal tuo punto di vista? Sì, per sì, te, sto parlando di prestazione personale. Sì, sicuramente il primo tempo era un po' più bloccato, anche perché loro si coprivano molto bene dietro e concedevano anche poco a noi. Siamo stati bravi al secondo tempo a sbloccarci e sono contento per il gol e niente, andiamo avanti per la nostra strada, lavoriamo come stiamo facendo e stiamo andando bene. Io, Stefano Incepi, in Nazione, prima di fare una domanda al mister, vorrei fare i complimenti a chi è da 30 anni sulle pagine dei giornali, di 30 anni di cronaca con una professionalità in crescendo. Quindi auguri, complimenti all'alter ego Grazzini. Bene, grazie. E al mister, guardi la classifica davanti o di dietro? Allora, intanto apro una piccola parentesi e mi unisco ai tuoi complimenti, non per essere, diciamo, non sono complimenti perché devo farli, ma li faccio con sincerità perché questo signore viene tutta durante la settimana a vedere gli allenamenti, parliamo molto con Roberto dei piccoli record che abbiamo, ad esempio siamo la squadra che abbiamo fatto più gol in più partite, siamo la squadra che abbiamo preso meno gol in più partite, e quindi è una persona, oltre che un bravo giornalista, che si intende molto di calcio. Detto questo, che è una parentesi che volevo fare perché si merita, rispondo alla tua domanda. La classifica io la guardo sempre dietro, io personalmente. I ragazzi, non ti posso negare che sono
sono contenti di essere a 5 punti dal Grosseto e a 3 punti dal Fucecchio, però sai, ne abbiamo fatto 20 partite, 40 punti, una media di 2 punti a partita, è normale che ci aspettiamo magari anche di fare un finale di campionato ottimale, però è sempre meglio. Dietro sinceramente non c'è tanto da guardare, perché c'è più che altro da guardare quelle che sono quarta, quinta o sesta per un'eventuale griglia playoff, ma dietro per il discorso ormai credo che a 40 punti non abbiamo più niente da guardare dietro. Una domanda a Fedi. No, nelle ultime 9 partite 20 gol segnati tra tutti, di chi è il merito? Ma, di tutti, dal mister a noi che lavoriamo durante la settimana, lavoriamo bene, stiamo bene anche a livello fisico e dobbiamo continuare così, non dobbiamo mollare un centimetro perché stiamo andando bene e ci meritiamo anche i risultati che stiamo facendo e lo dimostro, quindi dobbiamo essere sempre sul pezzo. Io volevo domandare due cose al direttore. La prima è questa: vabbè, ora di Pagano dovete valutare un po' la situazione per vedere com'è, però fortunatamente per voi suppongo che Palai per la prossima domenica sia pronto a regola, no? Che diciamo, anche dal punto di vista della gestione dello spogliatoio, il puzzle per ora si sta ricomponendo bene o mi sbaglio? Mi dai la possibilità con questa domanda di dire che questo è un gruppo omogeneo, è un gruppo forte, è un gruppo che ha anche giocatori di diverse caratteristiche. Uno come Palai ci è mancato domenica in un campo piccolo, però abbiamo sopperito con gli altri che hanno fatto il suo dovere. Oggi comunque era pronto almeno per un quarto d'ora, 20 minuti? Noi avevamo lavorato col mister, che se c'era bisogno, fortunatamente non c'è stato bisogno, veniva buttato nella mischia in fondo nel finale di partita. Fortunatamente così non è accaduto, così può recuperare bene e domenica credo proprio che sia a disposizione, come spero che metta in difficoltà il mister anche nel fare la formazione il fatto di avere a disposizione anche Biagio, perché se si tratta di contrattura 7 giorni, se è una semplice contrattura in 7 giorni si recupera. Andiamo avanti così. Se posso, mi permetto, avete parlato di prima di prospettive di campionato Montecatini. Facendo anche risultati vedendo anche i risultati di oggi. Certo, noi come società, l'ho già detto in altre conferenze, faremo di tutto per spronare i ragazzi, lo staff tecnico, a fare più possibile, non ci tiriamo indietro. Soprattutto vogliamo metterci nelle condizioni, quando a metà marzo scenderà a Montecatini il Grosseto, di avere una posizione di classifica tale e punti di differenza tali da far diventare una partita di cartello. Perché? Perché una partita col Grosseto in casa che conta per il primato ci dà visibilità ai nostri ragazzi e se la meritano. Dà visibilità al Montecatini, dà stimolo, porta gente al campo e mi auguro proprio, ma i rapporti in questo momento con l'amministrazione comunale stanno procedendo in questo senso, che ci siano tutte le autorizzazioni valide, manca ancora più di un mese, per poter disputare una gara così importante allo stadio Montecatini senza dover andare a giocare in un altro campo, che sarebbe una sconfitta per tutti. Volevo fare una domanda a Davide. Sì. Contando anche il Cecina, che ha perso 1-0 male, nel senso... Ma non li so ancora io. No, no, però... Cioè, non è che viene asfaltato tutte le domeniche questa squadra. Che idea ti sei fatto su quelle che possono essere le eventuali prospettive playoff, non solo da tua squadra ma in generale? Cioè, chi vedi te come squadre, queste 7 sorelle, come le vedi te? Ma guarda, sono tutte squadre attrezzate, a partire da quella che incontreremo domenica prossima, che è il Pro Livorno, che secondo me è una squadra che gioca molto bene a calcio, la San Marco è organizzata, ha vinto anche oggi mi pare, se non sbaglio, il San Miniato comunque è sempre un'ottima squadra, la Coiopelli ha avuto un paio di battute d'arresto ma la Rosa ce l'ha, poi ci siamo noi e il Fucecchio in questo momento, quindi diciamo che sono partite tutte difficili e sicuramente sarà un playoff bello, bello da fare, da disputare, se riusciremo a mantenere questo ritmo di gioco e di risultati.
Sì, volevo solo dirvi che nessuno mi ha fatto la domanda, ma ve lo dico io, che la punizione del 90esimo che abbiamo fatto è una cosa studiata e che facciamo durante la settimana, che può sembrare una cosa estemporanea, ma non la è, perché è veramente una cosa su cui lavoriamo, è una cosa su cui crediamo che può essere una novità nel calcio, cioè non mettere la barriera a 9 metri di distanza, metterci il portiere e mettere i giocatori sulla riga può destabilizzare quello che è il giocatore che tira. Tutto qua. Grazie a tutti, buona settimana di lavoro a tutti e grazie di nuovo, buon lavoro a tutti.